Buonasera, siamo tornati. Calcio Spettacolo, la trasmissione che dà il giusto condimento al campionato della Roburziena. Esordio nettamente positivo dei bianconeri di Michele Mignani, piegata 1-0 la Lucchese all'Artemio Franchi. Come di consueto durante quest'annata vedremo le immagini della partita, avremo grandi ospiti nei nostri studi, la chiave tattica, tanti approfondimenti, insomma siamo in grado come di consueto di offrirvi tutto, naturalmente con la schiettezza e la naturalezza che ci ha sempre contraddistinto. Avrete notato come nella scorsa edizione, nelle ultime puntate, purtroppo era venuta a mancare la presenza femminile. Ecco, abbiamo rimediato setacciando il lungo e il largo. Finalmente abbiamo la nostra regina del martedì sera, perché quest'anno andremo in onda sempre di martedì sera a partire dalle ore 21. Buonasera, Lucrezia Polidori. Buonasera, potete contattarci al numero 339 15 20 060 via SMS o WhatsApp, oppure alla nostra pagina Facebook Radio Senia TV. Perché come di consueto la disamina è affidata anche a voi da casa con i vostri spunti, li leggeremo naturalmente tutti i messaggi, naturalmente il contegno è richiesto e il linguaggio con educazione per esprimersi. Saluto i miei ospiti di questa sera, Lorenzo Mulinacci, presidente del Siena Club Fedelissimi. Buonasera. Lorenzo, alle mie prime non puoi mai mancare ovviamente. È una tradizione. Ringrazio l'ufficio stampa della Roburziena e Tommaso Salomoni in particolare per averci inviato come ospite l'attaccante della Robur, Samuele Neglia. Ciao Samuele. Buonasera a tutti. E poi Gianluca Nannini. Buonasera Giulio, buonasera a tutti. Ormai sei una presenza fissa nei nostri studi. Lorenzo, parto da te. Insomma, la Robur batte la Lucchese 1-0. Cosa possiamo dire? Un primo tempo equilibrato, con il Siena a cercare la manovra, la Lucchese ad agire negli spazi, poi 20 minuti significativi della squadra di Mignani, il gol di Cristiano, è lì che è stata vinta la partita. È stata una bella partita nel complesso. Nel secondo tempo, soprattutto dopo che siamo andati in vantaggio, abbiamo veramente dominato la partita, ma anche nel primo tempo, quando la gara è stata un po' più combattuta, noi abbiamo sempre avuto il controllo della palla, abbiamo sempre dettato noi il gioco, praticamente la Lucchese non ha quasi mai tirato in porta e poi il pane mai impegnato. E poi nel secondo tempo finalmente abbiamo sbloccato la partita con una grande azione che ha portato al gol Cristiani, e da quel punto non c'è stato più storia. Se proprio vogliamo trovare il capellino, è che quelle partite magari bisogna chiuderle, perché avendo il controllo totale del campo, se si poteva raddoppiare si evitava il rischio, come magari nell'ultima punizione al 95esimo, che ci può stare di tutto. Fortunatamente è andata bene. Tre punti importanti. Il Siena era l'ultimo anno di Serie B che non vinceva la prima partita in casa, e la soddisfazione più grossa, per quello che mi riguarda, oltre ai tre punti, oltre alla vittoria, è stato vedere uscire dallo stadio i tifosi contenti e soddisfatti. Samuele, vengo da te. Dopo il vantaggio di Cristiani, la sensazione è che la squadra abbia rimosso come una sorta di blocco psicologico, perché dopo la corsa era più fluida, andavate veramente a mille, avete regalato anche 20 minuti di ottimo calcio. Sì, diciamo che la percezione nostra, e credo che comunque sia stata da parte di tutti i tifosi che erano allo stadio, è che noi avessimo sempre il controllo della partita. Abbiamo fondamentalmente sofferto pochissimo e come hai detto tu, aveva il controllo della partita. È ovvio che la prima partita in casa, quando poi ci giochiamo qualcosa di importante, magari porta anche maggiore consapevolezza, e quindi quando riesce ad andare in vantaggio nel secondo tempo è normale che uno magari gioca un po' più rilassato e riesce a gestire meglio la partita. Ti voglio girare, Samuele, questo commento che ho sentito da uno spettatore che era posizionato sopra di me allo stadio, su di te, mi è rimasto impresso, quindi te lo volevo proprio domandare. Ha detto: Neglia, grande attaccante, quando le squadre sono più aperte fa più fatica a difesa schierata. Ti condividi? Ma sì, può essere.
Evidentemente, se ha detto così il tifoso, perché la qualifica che rivestisse, non so la qualifica che rivestisse, ma è un commento da stadio, insomma. Vabbè, sì, ci sta, alla fine i tifosi pagano i biglietti e sono liberi di dire ciò che vogliono. Noi scendiamo in campo sempre con la massima umiltà e il massimo impegno per la Robur, ovvio per l'obiettivo collettivo e anche individuale. Sì, magari se ci sono gli spazi, come dire, si va a nozze, ecco, è meglio, però cerco sempre di dare il massimo in qualsiasi fase della partita. Senti, telegrafico, Samuele, l'intesa con Marotta? Beh, Marotta è un grandissimo attaccante, non sono io a dirlo, ma sono i numeri che parlano, sia nella sua carriera che nella stagione passata. Mi trovo bene con Alessandro, è ovvio che comunque ci conosciamo ancora poco in campo, per cui credo che con l'andare del tempo il feeling in campo potrà sempre migliorarsi, ecco. Gianluca, prima di lanciare il servizio, rispetto alla squadra della passata stagione abbiamo visto perlomeno delle idee di gioco, certamente la condizione ancora ottimale deve sopraggiungere, una formazione basata su alcuni punti cardine, insomma c'è un filo logico e questo è un inizio incoraggiante. Ma finalmente devo dire la verità che il filo logico si vede, non si intravede, si vede ci sono delle idee valide. Si vede anche che ci sono degli interpreti validi per applicare gli schemi di Mignani, quindi voglio dire, effettivamente come prima partita ci ha regalato, al di là dei tre punti, una bella prestazione, diciamo corroborata anche da un grande tifo della curva, dove ricordo sono tornati i megafoni, i tamburi, quindi l'atmosfera era veramente totalmente diversa dalle ultime partite dello scorso anno e quindi credo che questo si sia fatto sentire anche per i ragazzi in campo che hanno avuto, diciamo, una bellissima accoglienza e un tifo incessante per tutti i 90 minuti. Quindi credo che veramente è stato molto importante riuscire a portare a casa questi tre punti e guardare veramente con ottimismo al futuro. Mi ha fatto un grande assist Samuele, il tifo, avete sentito il calore del pubblico? Sì, l'abbiamo sentito il calore del pubblico e sinceramente parlando pensavo venissero meno spettatori, perché comunque visto e considerato la stagione passata che è stata un po' come dire, difficoltosa, mi aspettavo meno gente. Però devo dire che sono rimasto sorpreso, poi ovviamente sta a noi cercare di portare punti a casa per far crescere l'entusiasmo della piazza e portare sempre più tifosi allo stadio, perché credo che l'Artemio Franchi sia uno stadio importantissimo per la categoria e anche al di sopra di questa categoria, quindi vederlo pieno è un orgoglio sia per noi che scendiamo in campo che secondo me per tutta la città di Siena. Perfetto, momento del primo contributo, rivediamoci allora il film della partita, Robur Siena Lucchese 1-0 e poi torniamo in studio. Al via la nuova Serie C e per il girone A la Robur Siena del tandem Mignani-Vergassola debutta al Franchi nel derby contro la Lucchese. Minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto di Ischia. Il ricordo di Siena va anche a Franco Tintisona, ex calciatore bianconero, scomparso lo scorso 24 agosto. Bragadin, velo di Bortolussi, la palla passa per Russo che prende la mira. Pane, si accartoccia. Discesa di Iapichino, a rimorchio Neglia che calcia, poi non ci arriva Cristiani, la palla si spegne sul fondo. Capuano sbaglia il disimpegno, Brumat cattura il pallone, la conclusione di Brumat, facile per Albertoni. Arrigoni la sua punizione, prolunga Bortolussi, sbraga poi Marotta, vuole uscire palla al piede, gliela soffia Bortolussi, tiro cross, Pane respinge. Buon momento per la Lucchese, riceve Espesh, vuole superare Iapichino. Finta e controfinta di Espesh, il suo cross è morbido, nessun pericolo per Pane. Slalom di Russo, saltato da Ambrosio, Russo scarico per Arrigoni, la sta filata. Risponde Pane, Lucchese che sfrutta le ripartenze.
angolo di Damian, bicicletta di Boulevardi, la gira Marotta, mischia furibonda, Neglia colpisce il compagno D'Ambrosio, tutto fermo, l'assistente segnala fuori gioco. A fondo di Marotta, pallone ceduto a Neglia, Neglia prova a partire, il sinistro blocca Albertoni. Poi Boulevardi, il suggerimento, chiusura acrobatica di Capuano, raccoglie Marotta, la botta improvvisa, la palla gira, ma non scende a sufficienza, occasione Siena, secondo tempo. Si propone Boulevardi, vede un corridoio, cerca il tiro, non un granché. È la volta di Alessandro Marotta, affrontato da Arrigoni, cerca il guizzo anche lui, la conclusione di Marotta, tiro però fiacco. La Robur comunque cresce, Vassallo allarga per Boulevardi, l'ex Teramo punta Bragadin, aspetta l'arrivo di Damian, Damian cross basso, Neglia a vuoto, sbuca Cristiani e c'è il gol, 1-0 Robur Siena, tapin vincente di Alessio Cristiani che dopo aver siglato la prima rete ufficiale della stagione in Coppa Italia contro il Gavorrano si ripete anche in campionato, esulta la curva Guasparri, azione che si snoda alla perfezione, Boulevardi penetra. Poi il tocco d'esterno a liberare Damian, il pallone è teso, non ci arriva Neglia ma c'è l'inserimento a fari spenti di Cristiani. La Robur Siena a questo punto, sbloccata la partita, sale in cattedra, qui ancora la curva Guasparri, Marotta gioca dentro per Cristiani, l'imbucata, smanaccia Albertoni, c'è Boulevardi ben appostato, il palo gli dice di no, la Lucchese si spegne e si risolve nel nulla anche questa punizione di Arrigoni. Brivido finale al 95esimo, altra palla inattiva di Arrigoni, ma il centrocampista rossonero va lontano dal bersaglio. La Robur Siena batte la Lucchese per 1-0, buona la prima per la squadra di Michele Mignani. Siena che dopo 4 anni torna a vincere all'esordio, l'ultima volta fu in Serie B contro il Crotone. Abbiamo sentito il finale di questo servizio, ricordare il successo della Robur Siena nel campionato cadetto proprio contro il Crotone, anzi dell'AC Siena. Lucrezia, sei più precisa da questo punto di vista su quella gara, ce la ricordi? L'ultimo successo al debutto in campionato era datato 24 agosto 2013. Nel campionato di Serie B il Siena di Mario Beretta demolì 5-2 il Crotone. Per i bianconeri doppietta di D'Agostino e reti di Paolucci e Pulselli. Anche in quell'occasione Michele Mignani sedeva sulla panchina, era infatti il terzo allenatore della Robur. E questo era un dato statistico che volevamo ricordare. Lorenzo, abbiamo visto Vassallo schierato dietro le punte, si intercambiava delle verità con Cristiani. Mignani ha optato per questo modulo con il trequartista, non è il rifinitore alla Locatelli che ci immaginiamo, quello che in questo momento ha a disposizione il Siena, un tipo di trequartista diverso. Può funzionare questo modulo anche senza una vera mezza punta, un vero ispiratore? Il modulo è un modulo che a me piace, la difesa a 4 a me piace molto, insomma. E soprattutto anche con il rifinitore dietro le due punte. È chiaro che in questo momento noi e in quel ruolo non abbiamo un giocatore che possa adattarsi a quel ruolo. Ci hanno provato in tanti, ci ha giocato Campagnacci, ci ha provato Vassallo, ci ha provato Cristiani, però anche Cristiani secondo me ha dato il meglio di sé quando poi è stato spostato sulla fascia sinistra. È il giocatore dove è il ruolo in cui in questi ultimi 3 giorni di mercato secondo me la società dovrebbe fare uno sforzo per poter mettere a disposizione dell'allenatore un giocatore con quelle caratteristiche. Credo sia il ruolo attualmente forse più scoperto della rosa. Facciamo un'incursione sul mercato, Lorenzo. Si è parlato di Belingheri, sarebbe di gradimento della tifoseria, o meglio potrebbe stare in questo Siena, servirebbe alla squadra? Ma secondo me sì, secondo me Belinghieri, anche se non è un fantasista nel vero senso della parola, insomma, per vedere giocatori che non abbiamo, un Brienza o abbiamo conosciuto un Brienza o altri, però è un regista avanzato che sicuramente ci potrebbe sarebbe fare un ritorno, molto bene, sì. Sarebbe un ritorno, anche se nella sua prima apparizione a 18 anni fu toccata e fuga, insomma. Sì. La prossima domanda per Samuele arriva da casa e sarà Lucrezia ovviamente sì, a leggere. Una domanda per
Neglia che dice: ma a Marotta di svariare tanto così glielo dicono o lo fa da sé? Non è che ad andare troppo a giro per il campo poi si perde la lucidità sotto qualche porta? Quando vi arrivate? Diciamo che il mister predilige appunto che gli attaccanti si muovano e quindi noi cerchiamo di essere poco prevedibili e cerchiamo di muoverci. Soprattutto c'è da dire che comunque domenica abbiamo incontrato una squadra che era chiusa là dietro con tre difensori e quindi insomma bisognava cercarsi lo spazio e non era semplice, però credo che Marotta possa fare la prima punta, possa spostarsi un po' più dietro sull'esterno, perché comunque ha la qualità per farlo e per fare male da tutte le parti. Samuele, come ti trovi nel modulo di mister Mignani, visto che ne stavamo parlando? Io, come dicevo prima, siamo tutti nuovi, quindi l'espressione massima sia individuale che collettiva secondo me si vedrà col tempo. Sono un tipo di giocatore che mi piace attaccare lo spazio, andare in profondità e quindi giocando con due punte... Ti vedresti meglio da esterno? Esterno mi piace pure, mi piace molto giocare esterno. Se Mignani ci ascolta, può recepire. Forse dovrei magari svariare io come fa Alessandro e magari Alessandro lasciarlo là davanti, però sono tutte cose che verranno da sé conoscendoci in campo e con il lavoro settimanale. Gianluca, altra differenza rispetto... alla scorsa annata il centrocampo non si è fatto soggiogare da quell'avversario, ricorderà, veniva costantemente il pallino, veniva preso in mano dall'antagonista di turno domenicale, certo, della Robor. Invece Boulevardi, Damian, insomma, Cristiani hanno retto botta. Vassallo messo in un ruolo a lui più congeniale e più naturale, vuole dire, lo scorso anno lo vedevamo sacrificato su quella fascia sinistra dove veramente non poteva dimostrare tutte le sue qualità, che invece per esempio ha dimostrato nella partita con la Lucchese. Questo devo dire è stato il primo dato significativo. Poi l'altro dato da segnalare è sicuramente la grande duttilità di tanti elementi del centrocampo. Devo essere onesto, abbiamo visto degli scambi molto, molto belli, molto ficcanti, delle penetrazioni centrali. Ecco, francamente abbiamo visto cose di cui avevamo perso traccia lo scorso anno, quindi sicuramente un segnale estremamente positivo. Una piccola parentesi sulla possibilità di trovare un giocatore per fungere da rifinitore. Io francamente Marotta non lo vedrei male in questo ruolo, anche perché fondamentalmente ha dei piedi da Serie B, quindi ha visione di gioco. Secondo me in certi frangenti potrebbe magari anche svolgere questa funzione, magari affiancando a Samuele un perno centrale come Lescano, oppure magari un altro attaccante di riferimento. Ecco, vedrei, certo, anche uno vede le partite per carità, per sua carità, maniera, certo, ecco, soggettivo. Visto che anche magari l'ascoltatore ha fatto presente questo fatto di aver visto Marotta svariare molto, probabilmente sarà anche uno schema ulteriore che Mignani si vuole tenere in serbo. Samuele, abbiamo rivisto il servizio in due occasioni, non sei arrivato, anzi sull'occasione del gol è mancato il pallone, invece non hai colpito benissimo sul cross di Apichino. Cosa ti è mancato per segnare? Guarda, qua l'altezza. No dai, scherzo, ci ho provato, sono buttato addirittura in scivolata, quindi stiamo rivedendo. Meno male che c'era Cristiani dietro. Invece nella prima azione sicuramente potevo fare meglio, poi rivedendo il servizio l'avevo già vista a casa, in campo si ha una percezione diversa, quindi in campo pensavo fosse semplice quella palla, invece poi rivedendo è una palla forte che è rimbalzata anche davanti e magari se l'avessi stoppata avrei fatto la scelta migliore, magari si chiudeva lo spazio, però potevo fare qualcosa di più senza ombra di dubbio.
però diciamo a sua discolpa, devo dire, nell'azione in cui il Siena ha colpito il palo, se, che era Boulevardi mi sembra, sì, no? Sì. Se Boulevardi la mette in mezzo, lui è libero sul secondo palo senza marcatore, quindi poteva forse, segnare, no, in quell'occasione. Immagino che nello spogliatoio qualcosa sia stato detto. Sì, gliel'ho detto prima in modo un po' più acceso e poi anche con una sorta di battuta, quindi... Però poi, sì, ovvio, certo, finisce là perché deve finire là. L'importante è che abbiamo vinto, perché era importante partire bene, perché è importante portare entusiasmo alla società che comunque ha investito e sta facendo dei sacrifici importanti, e alla piazza che, come detto prima, merita molto, ma molto di più. Anche quest'anno abbiamo la nostra rubrica, invisa e odiata da tutti gli allenatori, la tattica al tavolino. Marco Maffei in solitaria questa volta sarà protagonista settimanale con le sue pillole tattiche, rimetterà in campo le squadre e ci darà la sua chiave tecnica della gara. Ascoltiamo il primo intervento di Marco Maffei, tattica a tavolino, poi nel corso della trasmissione tornerà anche il nostro Roberto Benincasa. Tattica a tavolino e poi torniamo in studio. La Robur parte con il piede giusto questo campionato, forse nel migliore dei modi, vincendo 1-0 contro la Lucchese, ma soprattutto mettendo in campo la voglia di fare bene e un certo ordine tattico, cosa che negli ultimi tempi era veramente stato smarrito. I giocatori di mister Mignani sono stati bene in campo, messi in campo con il modulo caro a mister Mignani, il 4-3-1-2, con la difesa a 4 schierata con Iapichino che spesso sulla fascia sinistra andava ad attaccare gli spazi, cosa decisamente positiva perché, come avevamo già detto lo scorso anno ripetutamente, è un giocatore più portato alla fase offensiva, perlomeno più bravo nella fase offensiva che in quella difensiva. Poi un rombo a centrocampo, che è stato molto dinamico, molto duttile, bravi i quattro centrocampisti bianconeri e due punte, la coppia Marotta-Neglia che comunque ha dimostrato dinamicità, ha dimostrato capacità di attaccare la profondità, soprattutto una certa mobilità su tutto il fronte di attacco. Il Siena schierato così è riuscito a tenere reparti corti, è sempre stata ha sempre fatto molta densità intorno alla palla, tanto che sono state tante le seconde palle recuperate nell'arco della partita, in particolar modo nel secondo tempo. Ottimo il pressing, anche qui nel secondo tempo molti palloni sono stati recuperati di fronte a una Lucchese che inizialmente si è schierata con 5 difensori, perché partiva con 3 ma gli esterni sono sempre stati sostanzialmente bassi nel corso del primo tempo, 3 centrocampisti e 2 attaccanti, anche questi abbastanza di movimento, una punta più di riferimento, quell'altra che svariava un po' più intorno, ma insomma sostanzialmente abbastanza di movimento. La Lucchese ha presentato molte incursioni durante il primo tempo, alcune incursioni da parte dei centrocampisti a dare manforte alle due punte. Dicevo che la difesa 5, praticamente spesso bloccata, ha fatto sì che gli spazi per attaccare da parte della coppia Marotta-Neglia e dei trequartisti bianconeri che si sono avvicendati, talvolta Vassallo, altre volte Cristiani, questo ha fatto sì che ci hanno dato veramente poco spazio, poca profondità e nemmeno tanta ampiezza. Qualche azione sulla fascia è venuta bene, ci ha portato alla conclusione, ma al primo tempo siamo rimasti sempre abbastanza bloccati nella fase offensiva. Di nota secondo me la prova di Boulevardi che ha recuperato veramente tanti palloni, è sempre stato presente nel rompere e nel rilanciare l'azione, veramente una bella prova. Siamo tornati in studio, ringraziamo Marco Maffei che tornerà nel corso della trasmissione con le sue massime sulla tattica, ha parlato naturalmente della prestazione del Siena contro la Lucchese, c'è un messaggio, allora vengo da Lucrezia.
Sì, ancora un messaggio. Con il duo Neglia Marotta possiamo, con scambi veloci e ficcanti, arrivare con efficacia alla porta avversaria. Qui fondamentale il ruolo del trequartista. Diversamente, con la presenza di un centravanti alto, è fondamentale il ruolo degli esterni. Per adesso, ottime sensazioni. Forza Robur, sempre Giancarlo. Questa è l'opinione del nostro Giancarlo. Prima di andare in pubblicità, Lorenzo, sugli esterni invece mi sembra che anche là il Siena, con Iapichino e Brumat, abbia dato prova di comunque buona condizione. È riuscito ad aprire la difesa della Lucchese, Iapichino ha garantito una spinta costante, piacevole sorpresa direi anche il dirimpettaio ex Arezzo. No, la difesa è stata impeccabile nella partita con la Lucchese, poi nel secondo tempo sulla fascia sinistra Iapichino e Cristiani hanno fatto veramente delle sovrapposizioni e hanno portato spesso Iapichino ad andare sul fondo. Ha giocato come più gli piace e come forse più anche gli riesce, non è stato costretto alla fase difensiva, ma è potuto andare sul fondo come quando lo scorso anno giocava esterno nel 3-5-2. La coppia di difensori centrali Sbraga ad Ambrosio non ha veramente lasciato niente agli attaccanti avversari. Veramente cioè, tanto di cappello, insomma, ecco, cioè, alla prestazione difensiva del Siena di domenica. Dobbiamo andare in pausa, primo break pubblicitario, una piccola pausa con i consigli della nostra rete e poi torneremo in studio con la seconda parte di Calcio Spettacolo. State con noi. Di nuovo in studio l'analisi di Robur Siena Lucchese, ci stiamo anche proiettando ad una disamina a 360 gradi della situazione bianconera con Lorenzo Molinacci, con Samuele Negli, attaccante della Robur Siena, e con Gianluca Nannini. Voglio ricominciare proprio da Samuele. Samuele, come è nata la trattativa che ti ha portato a Siena? Pare che sia stato proprio il mister in persona a volerti a tutti i costi. Sì, credo sia andata così, perché il mister l'ho affrontato sia in Serie D quando io stavo alla Viterbese, lui all'Olbia, e anche l'anno scorso. Credo sia stata una volontà del mister volermi qui a Siena. Ovvio che poi credo sia stato concorde anche la società nel volermi nel progetto del Siena. C'è un attaccante al quale ti ispiri? No, sinceramente no. Che più ti somiglia, a cui senti di somigliare maggiormente? No. Pensa agli affari tuoi, no? No, se devo dire la verità, no. Non è che mi ispiro a qualcuno oppure mi sento simile a qualcuno, no. Cioè, non ci penso. Senti, hai giocato anche in campionati dilettantistici con la Viterbese, hai vinto lo scudetto, sì, oltre alla promozione in Lega Pro. Qual è la differenza? Quanto è il divario fra i dilettanti e la Lega Pro, tenuto ovviamente conto della regola delle quote, dei paletti che la Serie B ti impone? C'è da dire che avevo fatto sia l'ex C2 che la C1 prima di andare a Viterbo, quindi è ovvio che la qualità del campionato è diversa, però anche la Serie D, soprattutto appunto quando si vanno a giocare in campi difficili, non è semplice, poi sale solo una squadra, insomma è un campionato molto molto duro, però la Lega Pro c'è più organizzazione, c'è più visibilità, è già calcio, ecco, non a caso appunto è professionismo, c'è molta differenza. Venendo al presente, dove può arrivare questa squadra, questa Robur Siena? Io credo che la Robur sia una squadra forte, credo che lavorando duramente e appunto conoscendoci al meglio possiamo veramente toglierci qualche soddisfazione. Ovvio che
è importante avere degli obiettivi collettivi e individuali, perché poi bisogna avere entrambi gli obiettivi, però bisogna pensare partita dopo partita, perché è un campionato tosto che può portare anche a inciampare. Come abbiamo visto, le, tra virgolette, le big del nostro girone e degli altri due gironi, che comunque la prima partita hanno steccato, per cui è un campionato nel quale bisogna pensare appunto partita dopo partita e mentalizzarsi per fare il meglio possibile. Gianluca, l'allenatore della Lucchese, Lopez, sostiene che il Siena sia subito a ridosso delle prime, dell'Alessandria, del Livorno, del Piacenza. Condividi? Allora, forse è un po' prematuro, anche perché dico, nel caso deve che comunque ancora vedere sviluppati gli ultimi giorni appunto della prima fase di campagna trasferimenti. Resta il fatto che il grande vantaggio che potrebbe derivare quest'anno è dato dall'unione del gruppo, dalla comunione di intenti e dalla volontà di perseguire tutti un'unica strada. Ciò che magari lo scorso anno purtroppo vedevamo rarissime volte, quest'anno devo dire che fin dall'inizio si stanno vedendo dei segnali importanti. Io ecco, dico la verità, e questi segnali poi si trasferiscono anche sulle tribune, perché durante la partita i commenti che un po' sentivamo tutti in curva erano veramente commenti estremamente positivi, dettati sicuramente anche dalla negatività dello scorso anno, specialmente nella parte finale. Però devo essere onesto, qui non esiste il pregiudizio, infatti giustamente le persone sono venute allo stadio in numero superiore rispetto a quelle che per esempio Samuele si immaginava. Beh, e aveva sicuramente visto Rompuzena, aveva giocato Rompuzena Viterbese l'anno scorso. Esatto, insomma, esatto, esattamente. Ricordo esatto che non c'era molta gente. Esattamente. Tra l'altro ci ha fatto spaventare, Samuele, con quelle gol. Fra l'altro ci avevi quasi messo con un piede e mezzo in Serie D. Sì, col senno di poi, meno male che vinse la Rompuzena. Però ecco, questa unione di intenti, questa volontà di remare tutti verso un unico obiettivo potrebbe essere l'arma vincente. Devo essere onesto, uscire dallo stadio domenica sera con l'esultanza e un po' di sana libidina addosso era tanto tempo che non la vivevamo, quindi molto contento. Lorenzo, 1859 abbonamenti, si è chiusa la campagna Vieni a fare la differenza. Come leggiamo questa quota raggiunta? La società l'ha accolta con soddisfazione. L'anno scorso furono 2135, il calo era fisiologico, un discorso che abbiamo fatto anche nell'annata precedente. Il calo è stato fisiologico sicuramente, insomma. Io pensavo di non arrivare a 1500, quindi secondo me è stata una campagna abbonamenti molto, molto positiva. Io dico sempre che il dato su cui confrontare il numero degli abbonati del Siena non è quello della stagione precedente, ma sono le altre, tutte le altre società che partecipano al campionato di Serie C, e io credo che quest'anno, come nella scorsa stagione, il Siena come il numero degli abbonati sia fra le prime 10. Società, e quindi credo che sia un dato importante, perché al di là di piazze che numericamente come città e come abitanti tripli e quadrupli rispetto a noi, per esempio scusa, domenica sera vai a Pisa, 4.000 abbonamenti, 4.000 abbonamenti, ma il pubblico di Pisa è una città molto più grande di Siena, così come Livorno. Però il pubblico pisano ha veramente una marcia in più, perché loro, soprattutto la curva, è sempre piena, sia che la squadra vinca, sia se la squadra perda, sia se la squadra stia vincendo un campionato, oppure come l'anno scorso che stia retrocedendo. Insomma, tanto di cappello alla curva del Pisa, perché veramente c'è da prenderla ad esempio.
Tra l'altro Lorenzo, proprio un tifoso del Pisa, ha scelto di interagire con noi, lo ringraziamo, sì. Ci invia questo messaggio. Esatto, ha appena scritto: vi aspettiamo nella bolgia dell'arena domenica, sarà uno spettacolo fuori e dentro il campo, Pisa non si piega. Facciamo rispondere anche Lorenzo, visto che è un tuo collega di tifo. Io anch'io mi auguro che sia uno spettacolo fuori e dentro il campo, come lo era due anni fa, quando il Pisa però si piegò, perché il Siena vince 2-1. Lucrezia, altri messaggi? Sì, abbiamo due messaggi per Neglia. Neglia è un giocatore adattissimo a questo modulo, bravissimo negli spazi e sempre sul filo del fuorigioco. Purtroppo il modo anarchico con cui gioca Marotta sicuramente non lo avvantaggia. Marotta sicuramente è un gran lottatore e forte tecnicamente, ma se non ha mai toccato la B, un motivo c'è. Forza Robur. Un altro messaggio: Neglia per certi versi assomiglia al mitico Santino Nuccio. Che ne dite? Neglia non può ricordare Santino Nuccio. Faccio rispondere Lorenzo. Effettivamente, sì, effettivamente c'è un qualcosa che ricorda, ora non solo l'altezza, devo dire. Perché, il ciuffo pure. No, no. Però era un gioco abbastanza simile. Ne sei d'accordo, Samuele, con questo messaggio, al di là del riferimento a Santino Nuccio? Ma Marotta anarchico ti sfavorisce, secondo il nostro ascoltatore? No, non credo che Marotta sfavorisce né me, né la Robur, né nel modulo di gioco. Credo, ripeto quello che ho detto prima, sicuramente col lavoro e col tempo impareremo a conoscere ancora meglio le qualità tra di noi in campo, quindi magari ci sarà anche un po' più ordine là davanti, però non credo che Marotta possa svantaggiare me o chi per esso. Torniamo dal nostro Marco Maffei con la seconda parte di Tattica a Tavolino, completa la sua analisi e poi di nuovo in studio. Nel secondo tempo, dopo 9 minuti, il Siena passa in vantaggio. Il vantaggio cambia l'aspetto della partita, anche perché chiaramente la Lucchese cerca di mettere in campo con una doppia sostituzione una squadra un pochino diversa. Sposta, porta un attacco praticamente con un trequartista e due punte, un centrocampo a 4 insieme ad una difesa a 3. Praticamente si trasforma in un 3-4-1-2 e il 3-4-1-2 con gli esterni che hanno iniziato a spingere un po' di più chiaramente poteva portare delle difficoltà in ampiezza, perché il Siena, stando così, è una squadra che riesce a lavorare molto bene nella fase centrale del campo. Chiaramente questo modulo, come tutti i moduli, hanno dei vantaggi e dei piccoli svantaggi. Può avere lo svantaggio o la difficoltà di andare a chiudere sugli esterni velocemente. I giocatori del Siena su questo aspetto sono stati molto bravi, hanno chiuso velocemente e soprattutto hanno costretto la Lucchese a passare più frequentemente dal centro, dove sono andati poi sotto pressing, e il Siena è potuto ripartire, tant'è che il secondo gol poteva essere tranquillamente fatto, anzi forse è stata la pecca più grossa della partita, non riuscire a chiudere velocemente il match con il 2-0. Una nota sulle sostituzioni: da quest'anno il regolamento è cambiato, si possono fare 5 sostituzioni e le 5 sostituzioni possono cambiare decisamente l'aspetto alla partita, perché 5 giocatori su 10 in campo, portiere escluso, 5 giocatori su 10 sono mezza squadra, e mezza squadra fresca negli ultimi, avere a disposizione mezza squadra fresca negli ultimi 20-30 minuti è veramente un punto di forza per chi lo sfrutta, importante. I gol, quando fu introdotta la terza sostituzione negli ultimi minuti, aumentarono considerevolmente, questa è una statistica provata, e probabilmente questa fase sperimentale delle 5 sostituzioni, quando si sarà assestata, può portare anche questa a una certa evoluzione. Il Siena secondo me è stato bene in campo, non ha poi concesso tanto a una Lucchese che probabilmente anche causa qualche assenza è arrivata in modo rimaneggiato a Siena. Ecco Gianluca, voglio partire proprio da te
con quest'ultima riflessione di Marco Maffei, ha evidenziato le assenze della Lucchese, Nolè e Fanucchi su tutti, poi anche Tavanti e Cecchini, che comunque sono due elementi fondamentali nello scacchiere di Lopez. Quindi ti chiedo, è giusto esaltare la prova del Siena contro una formazione rimaneggiata, oppure insomma bisogna mettere sul piatto tutto? Credo che quando c'è una grande prova del collettivo sicuramente vada più esaltata la prestazione appunto del gruppo del Siena rispetto alle assenze, cioè della Lucchese. Resta il fatto che un giocatore come Fanucchi è determinante. Siena ha già fatto male. È determinante, è veramente un grande giocatore, più che altro per la capacità di creare gioco, quindi sicuramente la sua assenza è stata molto importante per la Lucchese. Probabilmente però il suo ingresso in campo avrebbe creato altri scompensi magari sulla tre quarti difensiva rosso-blu. Di conseguenza sì, assenza importante, però credo che di fronte a una prestazione così incredibile dell'11 bianconero sarebbe stato difficile anche per Fanucchi. Samuele, in che condizioni fisiche ti senti? Puoi esprimere una percentuale quando ti vedremo al top? Una percentuale fisica poco, dai. Dai, poco. Mettiamo il 50%, okay. Dai. Niglia migliore deve arrivare. Sì, sì, assolutamente, ma non solo fisicamente, su tanti aspetti. Ti ha soddisfatto la tua prova di domenica sera? No, sinceramente no, perché sono un tipo di giocatore e ragazzo ambizioso, molto orgoglioso, quindi conoscendomi non era assolutamente soddisfatto. Ero contento però per la vittoria, perché poi il bene collettivo va sempre messo davanti a quello individuale, però sinceramente no, devo dare assolutamente di più e so che posso fare di più, quindi è un'autocritica personale per poter dare di più poi alla squadra. Invece Lorenzo, ci incontrammo anche per strada il giorno dopo la partita, mi disse: Neglia mi è piaciuto. Sì, 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 a me è vero, perché io sono stato, ora è qui, anche se non fosse così, posso testimoniare, però in un'aula di tribunale farai falsa testimonianza. Fra i tifosi è stato accolto subito subito bene l'acquisto di Neglia, perché ovviamente non essendo in Serie A o in Serie B, cioè i giocatori, cioè, sì, qualcuno lo puoi conoscere, altri non lo puoi conoscere. Ora Neglia si conosceva perché, come diceva prima Gianluca, ha rischiato di mandarci in Serie D, quindi si era un po' imparato a conoscere. Però quando uno poi dopo, io per esempio faccio così, quando un giocatore non lo conosco, vado su internet e vedo quante presenze ha fatto negli ultimi anni, quanti gol ha fatto, e sicuramente il curriculum è sempre indicativo, però su Neglia certamente se te parla da solo questo dato. In tre o quattro campionati ha giocato 30 partite, un motivo ci sarà, no? Se invece te prendi un giocatore che negli ultimi anni ha sempre giocato titolare, ha sempre segnato come lui, di conseguenza qualcosa in dose porta, poi ogni campionato ha una storia a sé. Io per esempio sono anche convinto che si possa integrare bene con Marotta, ci vorrà del tempo, ci vorrà qualche altra giornata, qualche altro periodo, però secondo me sono una coppia ben assortita, che permette anche in corso di partita, volendo con una sostituzione, di fare un 4-3-3 se ci fosse bisogno, spostando Samuele esterno e magari l'inserimento di Lescano o di un altro, o di un altro attaccante. Quindi è un attacco molto, molto duttile quello che è stato costruito, che permette varie soluzioni. Resto da te Lorenzo, non abbiamo parlato dell'autore del gol, poi andremo da Lucchese perché c'è un messaggio. Cristiani, arrivato dopo un'annata comunque esaltante a livello personale a Como, 5 gol segnati, abbiamo capito insomma che è una mezzala con grande timing di inserimento e
doti di goleador, nonostante appunto occupi il ruolo di centrocampista. È vero che Mignani lo impiega dentro le punte, ma il gol nasce da un inserimento proprio in qualità di mezzala. Cristiani è arrivato a Siena col di essere un centrocampista col vizio del gol. Devo dire che sia in precampionato che in Coppa Italia non è che mi aveva particolarmente entusiasmato, però domenica, al di là del gol, ha fatto una grossa prova, soprattutto da esterno. Lucrezia, un messaggio? Sì, riguarda Marotta e dice: a proposito del gioco fisicamente dispendioso di Marotta, bisogna dire che deve essere spremuto un po' meno, perché non è più un ragazzino e gli infortuni sono sempre in agguato. È un giocatore troppo importante per noi, Mario. Gianluca, ti vedevo annuire. Sì, sì, è vero, sicuramente è un discorso più che logico. È chiaro che lui però sappiamo benissimo che è un generoso, è uno che veramente mette sempre il cuore oltre l'ostacolo in tutte le partite, indipendente dal minuto, sia il primo, il novantesimo, il novantacinquesimo, lui si danna veramente l'anima. Spesso e volentieri l'abbiamo visto anche nella prima frazione di gioco provare qualche inserimento, magari si trovava senza ricevere palla e quindi un po' sbuffava, si lamentava, però era sempre attento e concentrato. Volevo dire, casomai, una piccola nota su Cristiani. Parlavi appunto di ottimo timing negli inserimenti, che Vergassola abbia messo un po' della sua mano? Questa è, punto di domanda. È una bella idea. Una bella e parallelamente Mignani avrà istruito a dovere D'Ambrosio? D'Ambrosio credo miglior partita da quando è a Siena, a mio modesto parere, aiutato anche sicuramente dall'avere accanto uno come Sbraga, dotato di grandi personalità, che ha infuso veramente a Siena grande Portanova a fianco, hanno giocato bene tutti i difensori. Certo, ricordo un Loria, miglior campionato della sua vita, sì, con anche Portanova. Brandao, che non Brandao. Era un fulmine di guerra. Quindi ecco, veramente abbiamo visto delle chiusure di D'Ambrosio a cui almeno personalmente non ero abituato lo scorso anno, e di conseguenza grande merito a lui, grande merito a tutto lo staff che ci sta facendo vedere, ecco, dei piccoli dettagli che però sono veramente importanti per, diciamo, creare questa amalgama che secondo me ci porterà abbastanza avanti. Samuele, com'è stato l'impatto con i due mister, con Mignani e Vergassola? La loro carriera parla da sola, però come tecnici come vi siete trovati? Te in particolare a livello personale? No, io credo che il mister sia molto preparato, non avevo mai lavorato con lui, però mi avevano già detto che comunque era un allenatore molto bravo, preparato, che comunque faceva stare bene i giocatori e curava il dettaglio. Dopo un mese e mezzo posso confermare questa cosa, ed è un tipo di allenatore che non si accontenta. Un sergente di ferro, silenzioso. Come si suol dire, il bastone e la carota. Quando c'è magari da tenere la concentrazione alta, si fa sentire. Quando magari ci può essere un momento dell'allenamento in cui si può comunque anche fare una battuta tra di noi, non è che sta lì a rimproverare o quant'altro. Però credo sia un allenatore giovane che ha voglia di dimostrare, che ha voglia di fare bene con Siena, esatto, una doppia responsabilità. Perché comunque è a casa, perché comunque è una piazza importante, perché ha un trascorso importante come giocatore, e quindi la motivazione personale è alquanto alta. Senti Samuele, nonostante il Siena sia precipitato in poco tempo dalla Serie A alla Serie D, poi il ritorno di professionisti, categoria nella quale è al terzo campionato consecutivo, mi pare di capire che la categoria dei calciatori noti ancora un certo appeal della piazza Siena, nonostante appunto un po' il pubblico venuto meno, gli anni scorsi un po' di distaccamento dalla squadra, insomma Siena continua, possiamo dire in maniera un po' urbana, a tirare, insomma. Sì, Siena... Mi ricordo che appena arrivai feci la conferenza stampa e mi chiesero una domanda più o meno simile. La risposta è la stessa,
e lo sarà sempre, ma non solo per Samuele Negia, ma credo per tutti coloro che verranno a Siena. Siena è una piazza importante che è stata abituata a categorie importanti nella massima serie, e quindi il fascino della piazza, giocare all'Artemio Franchi e giocare anche per un obiettivo comunque alla fine importante, e con una progettualità, una società sana, è una fortuna per noi giocatori, visto, considerato il momento del calcio italiano e del lavoro in generale. Quindi a pensare ai trascorsi del Siena e a quello che si potrebbe fare un domani è un motivo in più per scegliere Siena e per venire a giocare qui. Perfetto, è il momento di una nuova rubrica. Abbiamo annunciato la presenza di Roberto Benincasa, che dalla prossima settimana sarà costantemente con noi in studio. È stata introdotta la VAR in Serie A, noi abbiamo la nostra VAR, la nostra Moviola, quindi Roberto Benincasa con Robur Tablet, la prima parte, e poi torniamo in studio. Siamo al 14° del primo tempo, splendida azione del Siena, va vicinissima alla rete. C'è Neglia che cicca un attimino la palla, altrimenti sarebbe stata veramente un'azione da sottolineare. Vogliamo rivedere un attimino le impostazioni. L'impostazione è che Iapichino mette una palla invitante indietro. Neglia è solissimo, perché Marotta gli ha preso la posizione dal centravanti e si trova nella posizione di battere con il piatto. Non arriva coordinato a sufficienza, e quasi detta un passaggio per la propria ala destra, non riesce a segnare un gol, diciamo, prevedibile. Questa è stata una delle azioni più belle del primo tempo. Noi abbiamo sempre cercato di arrivare in profondità con Iapichino, specialmente sulla parte sinistra, cosa che nel secondo tempo siamo riusciti sulla parte opposta. Siamo al 23° del primo tempo, un errore clamoroso da parte di Marotta, che cerca un dribbling improbabile. Fortunatamente Pane ci mette una pezza. In area di rigore non si possono fare questi errori, però volevo sottolineare un aspetto, ed è questo qui. Vassallo in questa posizione si è libero di prendere le palle sporche che vengono fuori, ma la posizione delle spalle e dei piedi di Vassallo non consentono un intervento. Se la palla dal dove in questo momento si trova va verso la parte destra, lui Vassallo in queste condizioni dovrebbe essere con la faccia verso la porta, pronto a intervenire, specialmente se, come succede successivamente, si vede il giocatore della Lucchese si liberano di più, perché sono due contro uno, addirittura alla fine per un passaggio indietro sono in tre, quindi diciamo che Vassallo deve intervenire per poter ridurre ulteriormente la pericolosità della Lucchese. Siamo al 21° del primo tempo, in piena lotta per la conquista della partita. C'è un errore, diciamo, piuttosto importante fatto da Marotta in area di rigore. Non si commettono questi errori di superficialità. Un dribbling in quella posizione potrebbe diventare sanguinoso. Ha cercato di liberarsi con eleganza, non ci è riuscito. Non solo, ha spiazzato completamente i propri compagni. Tant'è vero che tutta la squadra degli attaccanti della Lucchese si sono trovati di fronte al Pane, il quale ha fatto una parata risolutiva, fortunatamente. In questa azione si vede che la posizione che noi notiamo di Vassallo, va bene qui, è una posizione, diciamo, ininfluente, nonostante il fatto che avessimo bisogno del suo apporto anche in fase difensiva, perché se l'azione invece di svilupparsi sulla nostra destra si fosse sviluppata sulla sinistra, avrebbe potuto dar manforte ai nostri compagni, che sono in quel momento in inferiorità numerica. Questo Roberto Benincasa, dotato di Moviola, la prossima settimana siederà qua alla destra di Lucrezia, e dalla diretta potrà tranquillamente darci i suoi spunti interagendo con gli ospiti. È il momento della pubblicità, ultimo break, e poi torniamo per la volata finale con Calcio Spettacolo.
Di nuovo insieme, ultima parte di Calcio Spettacolo, ci avviciniamo al prossimo avversario, il Pisa, il derby di domenica alle 20.30 all'Arena Garibaldi, impegno ostico per i bianconeri di Michele Mignani e poi naturalmente dobbiamo ancora parlare della prima giornata di campionato di Serie C, Girone A. Però torniamo da Lucrezia perché il telefono continua a suonare, quindi ci sono dei messaggi. Allora, il primo messaggio dice: un ottimo giocatore di cui avete parlato poco mi è parso Boulevardi, forza Roburrone David. Il messaggio seguente dice proprio... Poi Davide, non ti preoccupare che di Boulevardi ne parliamo subito. Sì, la Pichino e Boulevardi, migliori in qualità e quantità, potrebbero ambire a qualcosa di importante. Il giovane Maurizio l'ha visto giocare e merita di essere titolare. Un saluto da Giovanni. Condensiamo questi due messaggi. Lorenzo, sei d'accordo con la visione dei nostri ascoltatori? Allora, su Boulevardi è stato sostenere? Sicuramente, per mio modo di vedere, è stato sicuramente il migliore in campo. E quindi è vero, non ne avevamo parlato, però anche con i voti che sono stati dati da giornali e tutto, Boulevardi è stato il migliore in campo e Iapichino è stato, abbiamo rivisto lo Iapichino che conoscevamo, cioè che fa tutta la fascia e che oltre alla fase difensiva soprattutto nel primo tempo, come si è visto prima, ha messo dentro quel cross su cui ci poteva nascere subito un gol, ma poi anche nel secondo tempo è andato spesso sul fondo a mettere palloni nel centro. Con Scazzola, Lorenzo, Iapichino era rintanato nella propria metà campo, non aveva neppure la facoltà di spingere, era, così mi pareva. Scazzola gli proibiva di superare il centro ampo e la fase difensiva non è proprio il suo pezzo forte. Oltre, quando lui riesce a integrare la fase difensiva ma con quella offensiva, è lì che si vede veramente la qualità del giocatore, che non è sicuramente mai stato in discussione, anzi è stato un merito riuscire a trattenerlo, perché credo avesse avuto anche richieste importanti. Forse il finale in calando del campionato scorso ha bloccato un trasferimento in categorie superiori per Iapichino, potrebbe essere anche questa sì, una può chiave. Può essere anche questa una chiave di lettura, perché nella prima parte del campionato era veramente un giocatore di categoria superiore, poi certo, con Scazzola aveva perso veramente tutto quelle che erano le sue caratteristiche. E non era il solo, purtroppo. E non era il solo, quindi bene così, perché è un giocatore importante a disposizione di Mignani. A Lucrezia, prima di ridarti la parola, non vuoi leggere un messaggio, ma l'ho sbirciato, quindi ci penso io, di un nostro affezionato ascoltatore Mago, di cui noi conosciamo l'identità, non la riveliamo, manteniamo la suspense, che dice: con la nuova valletta guarderò tutte le puntate, quindi ci fa piacere Mago, sappiamo che ci guarderesti lo stesso. Vai Lucrezia. Allora, abbiamo un altro messaggio, anzi altri due. Ufficiale Fabio Gerli, grande acquisto, un vero metronomo per il vertice basso del rombo, giovane ma davvero un bel colpo. Allora, Fabio Gerli non è ufficiale intanto, la società non ha diramato alcuna nota sul proprio sito, però è vicino il trasferimento del classe 96 dalla Virtus Entella alla Roburziena. Nella seconda parte dello scorso campionato ha giocato nel Bassano, mi sembra abbia messo insieme 13 partite, un under che potrebbe aggiungersi al reparto di centrocampo a disposizione di Michele Mignani, quindi un elemento in più. Sappiamo che il numero di under è illimitato per quanto riguarda la rosa e i tesseramenti, invece per gli over la situazione è un po' in stand by, perché in questo momento il Siena ha 14 giocatori over in lista, comprendendo Doninelli, che dunque dovrà essere ceduto per far spazio ad un eventuale altro innesto. Abbiamo detto di Belingheri, poi è stato fatto anche il nome di qualche altro calciatore. Quindi questo per rispondere al nostro ascoltatore, vedremo se la società ufficializzerà Gelde. Ricordiamo che il 31 di agosto chiuderà il calciomercato alle ore 23, non so se Lucrezia hai altri messaggi. Avevo il secondo messaggio che dice: forza Robur, ti vogliamo di nuovo grande, mister Mignani
Il condottiero giusto, Giovanni da Monteroni. E questa è anche l'opinione e l'auspicio di Giovanni da Monteroni. Facciamo così, vediamo i risultati della prima giornata di Serie C, la grafica preparata dalla nostra regia. Lucrezia, ce li leggi te tranquillamente, sì. Sappiamo che hai studiato. Quindi... Allora, Arezzo, Arzachena 2-3, Cuneo, Carrarese 0-1, Monza, Piacenza 2-0, Pro Piacenza Giana Erminio 3-1, Viterbese Prato 3-1, Livorno Gavorrano 2-1, Pontedera Alessandria 1-1, Siena Lucchese 1-0, Olbia Pisa 1-0. Ha riposato la Pistoiese, sì. E Samuele, un commento a questi risultati, lo diceva anche prima, le big hanno stentato, sono state tutte sì, prime. Sono dei risultati un po' strani. Come possiamo vedere l'Arezzo ha perso in casa con la neopromossa Arzachena, l'Alessandria ha pareggiato a Pontedera, che sicuramente non è un campo semplice lì, abbiamo visto noi in Coppa Italia contro il Prato, poi il Pisa che ha perso Olbia, insomma sono un po' dei risultati strani contro il pronostico che tutti quanti comunque si potevano immaginare. Gianluca, anche il tuo punto di vista? Allora, Livorno si salva in extremis a 4 minuti dalla fine con un gol di un terzino, una partita che l'ha visto soccombere con il Gavorrano, quindi si stava paventando già la prima mezza sorpresa, ma Livorno si è salvato. Clamoroso il tonfo interno dell'Arezzo, le cronache locali parlano di un dominio, come diceva anche Lorenzo, prima della Zachena. L'Arezzo non sarà un'annata semplice. No, più che altro anche da un punto di vista ambientale probabilmente quest'anno potrebbero avere qualche difficoltà, nonostante Moscardelli. L'incognita è l'allenatore, perché Claudio Bellucci è la prima esperienza in campionato senior, allenato gli allievi della Sampdoria fino a questo punto. Esatto, ma la più grande sorpresa rimane la sconfitta del Pisa Olbia. Io francamente non... visto l'organico a disposizione di mister Gautieri, in effetti non potevo immaginare tutto tranne una sconfitta ad Olbia, di quella che secondo me è una delle due o tre favorite nette di questo campionato. Pisa ha un attacco impressionante, ma evidentemente... Certo, Nigro, Eusepi, può entrare Masucci dalla panchina. Masucci, che ha giocato una vita in Serie B, quindi sicuramente... già domenica vedremo subito di che pasta è fatto il Pisa, o meglio il Pisa probabilmente vedrà di che pasta è fatto il Siena, mettiamola così. Poi ne parliamo, Gianluca, voglio vedere la classifica, se la regia può favorire anche la graduatoria. Naturalmente l'importanza è relativa di questa classifica, però Lucrezia possiamo vedere come il Siena sia al comando. Ok, abbiamo Pro Piacenza 3, Viterbese 3, Monza 3, Arzachena 3, Livorno 3, Carrarese 3, Olbia 3, Siena 3, Pontedera 1, Alessandria 1, Pistoiese, poi le altre tutte a 0, vediamo la Pistoiese. Sì, Arezzo, Gavorrano, Pisa, Lucchese, Cuneo, Prato, Gian Erminio, Piacenza 0. Lorenzo, però fa un po' d'effetto vedere il Siena in testa alla classifica, facciamo questa battuta. No, vabbè, io, cioè, non è certamente il caso di cantare e salutare la polista, ma insomma... fa sempre piacere, anche se io l'avrei messa proprio, ma non l'ultima della delle punte in maniera partigiana. Però 1-0, abbiamo rispettato il numero dei gol segnati. Questo. Però, ecco, Lorenzo, anche per te un commento su questi risultati, insomma, le prime sorprese, no? Con la vittoria delle Sarde, anche il Monza da neopromosso che regola Piacenza, sì, anche quella, prima non stavo detto, anche la sorpresa è stata anche la sconfitta del Piacenza, perché è stata, l'anno scorso è stata una delle protagoniste del campionato. Cioè, le neopromosse, escluso il Cuneo, poi hanno fatto tutti dei bei risultati, ma infatti è sempre da evitare una neopromossa alla prima giornata di campionato, perché mettono in campo quell'entusiasmo, quella grinta, quella determinazione, e poi magari nel corso del campionato va scemando, insomma. Quindi però ti ripeto, risultati sicuramente a sorpresa, come diceva prima, quello più a sorpresa di tutti comunque è la sconfitta del Pisa, certo.
a Olbia. Samuele, come avete accolto questa uscita dalla Coppa Italia? Non avevo ancora parlato, perché un po' di tifosi, anche dei telavori, hanno storto la bocca per il precampionato del Siena, giudicato non certo sfavillante, insomma, ai gironi, essere eliminati da Gavorrano e Prato, che almeno a mio parere, prendo un attimo una posizione, non sono superiori al Siena, anzi sono molto inferiori, poteva bruciare. Ma sì, non credo siano superiori al Siena, questo cioè è sicuro. Però c'è da dire che la Coppa Italia si va a giocare comunque a ridosso, cioè subito dopo la preparazione estiva, quindi si possono incontrare delle difficoltà come noi alla fine l'abbiamo incontrata, ma a livello di risultati, perché comunque nel gioco il Siena ha sempre imposto il proprio gioco, sia col Gavorrano, sia col Prato, sia nelle amichevoli antecedenti alle partite di Coppa Italia. Quindi sì, da fastidio che siamo usciti nel girone con Gavorrano e Prato, però ora pensiamo al campionato. Non era il vero obiettivo della Roburziena, sempre importante. Pensiamo al campionato, che su tutti i fronti, però ora siamo lì, alla priorità. Esatto. Un'ultima cosa, Samuele, prima di lanciare la prossima clip, parlavamo della passata stagione della Robur, l'hai affrontata in maglia viterbese, tra l'altro avete perso tutte e tre le volte, due in campionato, sì, una in Coppa Italia. Siena deve ringraziare la Viterbese, perché so, questi punti in campionato alla fine hanno fatto la differenza, specialmente nella gara di ritorno, quando insomma l'ambiente si era guastato, la squadra non girava. Che impressione hai avuto di trovarti al cospetto di una formazione ormai in tilt, remissiva, nonostante poi il successo dei bianconeri, ma insomma ci ricordiamo la partita fu alquanto rocambolesco, voi andaste in vantaggio, poi il Siena con la forza della disperazione riuscì a tornare in carreggiata, la Viterbese era tranquilla, fu una gara combattuta, sì, però insomma il Siena dimostrò dei limiti evidenti. Sì, mi ricordo che il Siena fu la bestia nera nostra, perdemmo all'andata 1-0 in Coppa Italia e il ritorno poi veramente fu una partita davvero strana. Noi eravamo comunque sicuri della nostra forza e forse quella partita, appunto, essendo troppo sicuri, quando siamo andati in vantaggio all'inizio del secondo tempo, abbiamo abbassato un attimo la guardia, ecco. Poi, come dire, la partita si è messa nei binari favorevoli della Robur, che comunque ricordo che mise in campo tanta voglia, grinta e passione per portare a casa il risultato della vittoria. Perfetto, allora chiudiamo il cerchio sul campionato di Serie C, Girone A, con Filippo Tozzi che torna con i suoi numeri, il mago delle statistiche. Filippo ci viviseziona questa prima giornata. Vai Filippo. Torna alla Lega Pro e torna anche il nostro consueto appuntamento settimanale con la panoramica del Girone A, con una prima giornata che regala già qualche sorpresa rispetto alle aspettative della vigilia. La prima notizia, infatti, la sconfitta casalinga di una delle formazioni protagoniste dello scorso campionato e soprattutto una delle formazioni più accreditate anche per questa stagione. L'Arezzo di Claudio Bellucci cade infatti in casa contro la matricola arzachena, approdata per la prima volta tra i professionisti dopo una serie di 14 stagioni consecutive in Serie D. Allo stadio Città di Arezzo gli ospiti passano addirittura sullo 0-2, si portano in doppio vantaggio esterno con i gol di Sbardella e Sanna, a cui risponde per i padroni di casa Rinaldi al 37esimo. I sardi allungano ancora una volta al 60esimo con Lisari, prima della definitiva marcatura che fissa il risultato sul 2-3 finale, messa a segno proprio da Durzi. Rimanendo in tema di formazioni sarde, corsaro anche l'Olbia, stavolta in terra amica tra le mura di casa. Nel posticipo di ieri sera contro il Pisa decide il gol di Ragazzu al 17esimo, dopo la miracolosa salvezza dello scorso finale di stagione. L'Olbia di fatto porta con la vittoria di ieri a 4 i suoi successi consecutivi a cavallo tra due campionati e a 5 i risultati utili consecutivi tra il finale della stagione 2016-2017 e l'inizio della 2017-2018. A proposito di finale di stagione, l'Alessandria non riparte con il piede giusto dopo un girone di ritorno e più in generale un finale di scorsa stagione da incubo, dove si è vista sfuggire di mano una promozione in Serie B per opera della Cremonese, una promozione in Serie B che era stata per larghi tratti della stagione proprio in mano ai
grigi. Complice il solito coriaceo Pontedera, l'Alessandria non va oltre l'1-1 e la formazione piemontese deve attendere fino all'85esimo per agguantare il pari dopo il vantaggio per il Pontedera firmato da Pesenti. Ovviamente l'1-1 finale lo firma Pablo Andrés González. Partono con i tre punti invece Livorno, Propiacenza e Viterbese. All'Armando Picchi i Labronici vanno sotto grazie al gol di Lombardi contro il Gavorrano, ma negli ultimi 20 minuti la doppietta del neoacquisto Dumbia ex Lecce ristabilisce le gerarchie e porta a casa la vittoria per gli uomini di Sottil. Piccolo aneddoto, piccola curiosità: Lombardi in maglia Gavorrano è una vecchia curiosità dei tifosi, è una vecchia conoscenza dei tifosi bianconeri che lo hanno incontrato insieme ovviamente alla Robursiena nella stagione della Serie D 2014-2015. Era il 21 dicembre 2014, Robursiena-Gavorrano, anzi Gavorrano-Robursiena 2-2. La Viterbese, come detto, affossa invece il Prato grazie alla doppietta di Tortori e al gol di Van de Putte, a cui nulla può opporre la rete del solo Ceccarelli per i Lanieri. Propiacenza in vetta momentanea alla classifica insieme ai laziali in virtù di un'altra vittoria per 3-1 a segno Lavigna, Starita ed Alessandro, mentre il Giana Erminio, autentica rivelazione ma neanche poi tanto della scorsa stagione, si deve accontentare di finire al referto con il gol del solo Fabio Perna. Rimanendo in tema di attuali capoliste, anche se dopo una sola giornata questo termine lascia un po' il tempo che trova, si registra la vittoria del Monza neopromosso. Luca Giudici e l'ex bianconero Sasha Cori regolano il Piacenza di Franzini, che stecca la prima. Chiude il quadro il successo della Carrarese per 0-1 sul campo del Cuneo grazie al gol di Tentoni. Questo il quadro della prima giornata del girone A della Lega Pro 2017 e 2018, la prima tappa di un viaggio che ci accompagnerà per circa 8 mesi, perché come scriveva lo scrittore e sceneggiatore britannico Nick Hornby, anche se tutto va male, la ragazza ti lascia, perdi il lavoro, c'è sempre un campionato che inizia a settembre. Un saluto a tutti da parte di Filippo Tozzi. Grazie al nostro Filippo Tozzi, che conclude con una dotta citazione che abbiamo apprezzato volentieri qui in studio. Ci sono altri messaggi, quindi Lucrezia, ti cedo nuovamente la parola. Sì, allora, complimenti per la trasmissione da Laila e Giulia, grazie mille. E poi abbiamo un saluto a Gianluca, caro amico. Dopodiché, grazie, l'ultimo messaggio. Non si è firmato. Si è firmato. Forza Siena, un grande saluto a Lucrezia da Monica. Grazie Monica. Lucrezia, hai spopolato questa sera, ne siamo ben contenti perché ti abbiamo scovato noi. Però su Samuele Neglia ci puoi leggere la sua carriera, che abbiamo un po' sintetizzato. Sì. Vediamo se Samuele ci corregge o comunque ci dà altri particolari. Allora, Samuele Neglia, classe 1991, cresciuto nella Salernitana, trascorso in Serie D con il Sapri, poi dal 2011 al 2013 è stato in forza alla Paganese, vincendo il campionato di Lega Pro Seconda Divisione. Nel 2013-2014 parentesi nel Melfi, fino ad arrivare ai 3 campionati con la Viterbese, 94 presenze e 32 gol, 13 nello scorso campionato. Alla Salernitana giocava con Masullo. Questo era un aneddoto, perché Masullo saprei è stato anche calciatore del Siena, quindi abbiamo trovato anche questo ottimo giocatore. Però purtroppo qui a Siena non è riuscita ad incidere, almeno nella seconda parte della sua esperienza, però certamente ne abbiamo tutto un ricordo positivo, non a caso aveva vinto un campionato nel Teramo. Dov'è che si è cresciuto maggiormente? Alla Viterbese? In quale di questi club? Alla Paganese ero giovane, anche se comunque il primo anno ho giocato molto, il secondo anno poi ho iniziato a giocare, ho avuto un infortunio che mi ha bloccato l'annata, però sì, credo che la maturità l'abbia raggiunta a Viterbo nei 3 anni appunto in cui sono stato lì, soprattutto l'anno scorso. Poi ti piace Siena? La prima volta che giochi in Toscana a livello di città, di ambiente, tralasciando il discorso sportivo? Sì, infatti questa è la mia esperienza più a nord, tra virgolette.
Però sì, è molto bella come città. Non pensavo, perché non ce l'ho mai stato, quindi non potevo immaginare. Me ne hanno sempre parlato bene, e poi girando la città devo dire che è veramente, veramente bella. Mi piace, mi ha sorpreso. E questo non può che farci piacere. Ma com'è Samuele Neglia quando non indossa gli scarpini? Ma ragazzo normale, mi piace... come ho detto prima, pormi degli obiettivi, sono molto ambizioso, quindi ho anche altri interessi al di fuori del calcio. A questo punto ce li devi dire, ho qualche sì. Hobby. No, vabbè, studio in prima cosa, come prima cosa. Quindi, indirizzo? Ormai ti facciamo le pulce. Studio psicologia. Quindi mi piace come dire, migliorare la mia persona e non mi piace buttare via il tempo, ecco. Questo è un lavoro che comunque ti permette di lavorare il pomeriggio, 2 ore al giorno, e quindi mi piace impiegare il tempo, investire su me stesso durante la mattinata e le altre restanti ore del giorno. Poi comunque sono un ragazzo molto equilibrato. E niente, normale, dai, semplice. No, comunque sono delle parole che testimoniano la serietà che ti contraddistingue anche fuori dal campo, perché non è da tutti portare avanti sia il calcio che lo studio, vuol dire davvero compiere tanti sacrifici, e questo te ne rendiamo atto e merito anche in questi studi. Grazie. Gianluca, prossimo avversario il Pisa, chiudiamo naturalmente con un riferimento anche al derby. Abbiamo anche le immagini risalenti alla sfida di 2 stagioni orsono all'Arena Garibaldi. Lo ricordavo, da Lorenzo, il Siena vinse 2-1, fu la migliore prestazione del campionato bianconero di quella stagione. C'era Azzori in panchina. Fu veramente un'impresa con il cuore, veramente un'impresa bellissima davanti a uno stadio, come vediamo, molto pieno di gente. Ci sarà anche domenica. Ci sarà anche domenica. E comunque, ecco, colgo l'occasione per invitare tutti a venire a Pisa domenica, perché ne abbiamo veramente bisogno, i ragazzi ne hanno bisogno, perché sono convinto che più forte è il tifo in curva e più la squadra potrà trarne beneficio. Questo è il gol di Mastro Nunzio. Sì. Un gol fantastico, di pregevolissima fattura, di controbalzo, fra palo e paletto, veramente un gol meraviglioso. Poi arriverà il pareggio del Pisa e poi il gol di Bastoni nel finale. Il gol di Bastoni, sì. Quindi, sì, questi veramente. Anche Lorenzo ovviamente era presente, immagino, all'Arena Garibaldi. Mi ricordo anche una tua foto schiacciato al vetro che girava sul web, veramente saranno stati dei bei momenti. Bastoni. Un gol bellissimo. Resto da Gianluca, un Pisa che ha fatto flop nella prima giornata, sconfitto ad Olbia nel posticipo 1-0 a deciso ragazzo, però una squadra che, se leggiamo la rosa, gioca con il 4-3-3 intanto, ha Gautieri in panchina, che ultimamente ha collezionato esoneri a Terni, in precedenza a Livorno, a Varese, però un allenatore che a Lanciano ha fatto bene. A Di Quinzio, Gucker, calciatore che ha fatto la Serie A e la B a Frosinone, Giannone, Eusepi. Cooker, sì, Masucci, Negro, che ha segnato 17 gol a Matera, e poi l'ex Mannini, che a sé non è particolarmente rimpianto. L'ex Mannini credo sia incommentabile, quindi facciamo finta che non esista. Però insomma la squadra è una corazzata. Sicuramente è una corazzata, sicuramente è una corazzata, retrocessa, fatto il gol incredibile subito da Montella, una dormita. Sì. Pazzesca, mia tua. Stiamo sul presente. Stiamo sul presente, per dire così, che è una corazzata. Per me è la squadra più forte, anche più forte, cioè, dell'Alessandria, secondo me. Però come tutte magari le squadre che hanno grandi obiettivi, probabilmente all'inizio fanno un po' fatica ad amalgamare i tanti nuovi elementi che hanno in rosa. Quindi devo essere onesto, sono contento di andare a Pisa in questo momento. Meglio adesso che in altri frangenti, per 2 motivi. Primo, perché noi veniamo da una vittoria e quindi il nostro morale è molto alto. Secondo, loro provengono da una sconfitta totalmente inaspettata. Questo potrebbe magari minare qualche loro certezza. Quindi sappiamo bene che l'Arena Garibaldi è un fortino, ma è altrettanto vero che tante persone potrebbero anche essere un'arma a doppio taglio nel caso in cui la squadra magari vada sotto. Quindi Samuele, temete questo Pisa? Come arriva il Siena a questo impegno? Che Pisa ti aspetti di trovare davanti? Sicuramente è una squadra attrezzata per fare bene in questo campionato, però
Noi non temiamo nessuno, ecco. Dobbiamo più che altro pensare a noi, a lavorare bene e a prepararci bene per questa partita, che sicuramente è importante ma non fondamentale. Sarà una bella partita, spero e mi auguro potremmo vincere la partita e portare a casa altri 3 punti, sarebbe veramente fantastico. Prima di chiudere, Lorenzo, sei stato in diretto protagonista della caduta del Pino Marittimo prima della partita Roburziena-Lucchese. Dietro la tribuna coperta ha ceduto l'arbusto. Fortunatamente la tragedia è stata evitata, perché in quel momento non transitavano, non erano parcheggiati i veicoli, i tifosi non stavano affluendo allo stadio. Mi dicevi che avevi anche scattato in precedenza le fotografie per segnalare insomma, qualche problema alla tenuta del Pino. Insomma, è stato veramente un rischio scongiurato. Ma noi stavamo uscendo dallo stadio dopo essere stati ad attaccare gli striscioni e a preparare per la partita, erano le 6:15, si passò proprio lì sotto il Pino e qualcuno sentì scricchiolare, sicché io gli feci una fotografia e dissi domani lo segnalo per fare un controllo, perché era particolarmente piegato il Pino, certo. Non si era nemmeno usciti dal cancello che il Pino era già venuto giù, lì c'è l'ingresso proprio della gradinata, sì. Se questo succedeva o alla fine della partita o all'inizio della partita veramente ci sarebbero stati molti morti, insomma. Ecco, quindi veramente una tragedia, sì. Sprolata, poi sì. Ho letto di oggi che il comune provvederà a togliere tutti questi pini. Sì, saranno 10 ad essere tagliati. Quindi credo sia una decisione giustissima, perché non è una pianta adatta soprattutto a Siena, ma nemmeno in uno stadio dove c'è una frequenza di persone condensata nell'ora della partita e poi anche in un posteggio. Insomma, veramente è stato un colpo di fortuna, insomma, per un cioè, paio d'ore si poteva. Con tutte le tragedie che leggiamo purtroppo quest'oggi, per fortuna, il rischio è stato scongiurato. Prima di chiudere, rivediamoci il gol del Siena di Cristiani, perché Roberto Benincasa in chiusura, ricordiamo che lo troveremo sempre da martedì prossimo costantemente presente nei nostri studi, ci fa vedere la disamina del gol di Cristiani. Ecco qua un'azione che sempre della Lucchese del primo tempo, la riguardiamo un attimino dall'inizio, eccola qui. D'Ambrosio si è fatto superare il momento topico, non doveva intervenire in quel momento, doveva arretrare o intervenire direttamente sull'avversario, tanto è intervenuto in un modo tale da creare una superiorità numerica da parte della Lucchese nei confronti del Siena. Fortunatamente il numero 4 della Lucchese si è fatto ingolosire dal tiro e non ha diciamo, prodotto effetti nocivi per i colori bianco-neri. Ci siamo, sì. E finalmente siamo alla rete del Siena, una rete di ottima fattura, una rete corale che investe sia il centrocampo che gli attaccanti del Siena. Il passaggio è importante verso Boulevardi. A questo punto Boulevardi fa una cosa intelligentissima, in quanto punta all'avversario, ne rallenta la corsa, si vede chiaramente. Siamo nella situazione di avere a disposizione tutto questo spazio che viene conquistato da Damian, il quale arriva a piena velocità nel momento in cui Boulevardi ha fatto allargare entrambe le gambe da parte dell'avversario ed è impossibilitato a correre sulla fascia laterale. Siamo in grado di poter essere dentro l'area, dentro il cuore dell'area della Lucchese. La difesa è interamente, la Lucchese è interamente in linea e viene superata bellamente con un intervento da par suo di Cristiani. Ottima fattura, una rete di altro livello. E siamo ad un'altra occasione creata dal Siena, un Siena splendido nel secondo tempo. Marotta al limite della rigore dà una palla invitante a Cristiani, il quale cerca il palo sul secondo palo sul portiere,
riesce il portiere a deviare la palla, si inserisce Boulevardi da una posizione, diciamo, defilata, ne colpisce il palo. Qui vediamo chiaramente che tutta la squadra della Lucchese si trova 2, 4, 6, 7 giocatori nella propria area di rigore e il gioco del Siena è perimetrale, tant'è vero che il Siena è riuscito non solo in quell'occasione a rendersi alquanto pericoloso. Complimenti alla squadra per il temperamento e per la certezza di quello che sta facendo in campo seguendo le direttive dell'allenatore. Forza Robur! Grazie a Roberto Benincasa, che troveremo costantemente presente nei nostri studi a partire da martedì prossimo con Robur Tablet. Anche noi stiamo seguendo il passo, ci stiamo adeguando alla tecnologia moderna. Siamo in conclusione, allora io ringrazio Lucrezia Polidori per questo debutto veramente impeccabile da 10 e lode. Ti aspettiamo naturalmente martedì prossimo ad allietarci con la tua presenza e la lettura dei messaggi da casa. Grazie Lucrezia. Lorenzo Mulinacci, presidente Siena Club Fedelissimi, se vuoi ricordare rapidamente il pullman organizzato per Pisa, aderite numerosi. Sì, noi abbiamo organizzato un pullman e si sta riempendo, so che anche la curva ha fatto un pullman, penso saremo intorno a 300 a Pisa. Samuele Nelli, è stato un piacere fare la tua conoscenza e scoprirti non solo come calciatore ma anche come uomo fuori dal campo, ci ha fatto molto piacere. Piacere mio. Naturalmente ringraziamo l'ufficio stampa e la società Robur Siena per aver accompagnato e permesso di ospitare Samuele Nelli alla nostra struttura. Gianluca Nannini, anche te sempre molto competente, no. un parterre de roi questa sera. I tecnici, non posso naturalmente dimenticarli, Tommaso Bruni, Mattia De Santis e Daniele Bellavista, lavoro egregio dietro le telecamere e in regia Franz Plantone e Diego Gasparoni. Per questa settimana è tutto, era la prima puntata di Calcio Spettacolo, torneremo a farvi compagnia ogni martedì a partire dalle ore 21, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, naturalmente ci vediamo martedì prossimo sempre su Radio Siena TV. And down like this no more, babe. I need to